Buongiorno a tutti. Seconda giornata della settima edizione dell'Economia del Futuro. Buongiorno a chi è qui in Triennale a Milano e anche a chi ci sta ascoltando e vedendo da casa in streaming sul sito di Corriere.it. Abbiamo aperto ieri questa settima edizione del nostro festival, della nostra convegno dedicato a modelli possibili di crescita sostenibile, a minore impatto, a impatto positivo. Insomma, la stiamo chiamando in vario modo, ma l'abbiamo aperta sotto un segno, il segno della consapevolezza. Quello che vorremmo fare con questa due giorni è alzare ancora di più l'asticella della consapevolezza. Abbiamo visto che la divulgazione scientifica su questi temi, è la prima ospite di questa giornata, è una delle divulgatrici su questo tema più sulla breccia oggi, con un libro che poi andrò a presentarvi brevemente. Ecco, la divulgazione oggi è andata molto avanti, tutti sono consapevoli di che cos'è il climate change, tutti hanno sentito parlare o hanno trovato un'affinità con quello che fanno dalle loro attività quotidiane, se parliamo di cittadini, quelli che abbiamo ricordato nelle tre parole che vedete qui alle mie spalle, i cittadini, le comunità sono consapevoli che c'è bisogno di impattare in maniera positiva sul pianeta, sul mondo in cui viviamo, comunità vedete è la terza parola, e ovviamente lo sono anche le imprese che poi saranno le protagoniste di tutta questa giornata, lunga giornata. Andremo a parlare di filiere dell'agroalimentare, andremo a parlare di transizione green, di efficienza energetica, altri due temi, altre due parole che davvero sono diventate all'ordine del giorno per tutti, e poi ancora di città sostenibili, smart city, mobilità sostenibile, della finanza, quello da cui tutto parte e da cui tutto poi deve tornare. Non dimentichiamo che la COP28 che si aprirà tra pochi giorni, una decina di giorni a Dubai, ha proprio nel fondo di sostentamento ai paesi danneggiati dal climate change uno dei nodi probabilmente irrisolvibile. E poi concluderemo, se avrete voglia di stare con noi fino a questa sera alle 5, con una conferenza spettacolo sul clima che cambia. Quindi abbiamo voluto portare anche qua un'altra visione, un altro punto di vista sulla problematica e sul tema centrale dell'economia del futuro. Come vi dicevo, la consapevolezza passa anche dalla divulgazione. Ieri c'era David Wallace Wells, giornalista del New York Times, con noi. Oggi siamo tornati da questa parte dell'oceano e siamo andati a chiamare la prossima ospite che vado a presentarvi prima di invitarla sul palco, Gaia Vince, autrice del Secolo Nomade, scienziata, giornalista scientifica, ha scritto su Nature, New Scientist, Guardian, ha lavorato con la BBC, che ovviamente sono le più prestigiose, alcune delle più prestigiose testate giornalistiche del vecchio continente, ma insomma anche a livello globale. Vedete qui la copertina del suo libro pubblicato da Bollati Boringhieri in Italia, Il Secolo Nomade, come sopravvivere al disastro climatico. Prima con Gaia ci siamo incontrate brevemente dietro le quinte della Triennale e abbiamo subito concordato su un punto che vedrete sarà il filo rosso che porteremo lungo la giornata di oggi. Il punto è questo: la narrativa e quindi anche la divulgazione, quindi anche la consapevolezza del cambiamento climatico, di quello che sta accadendo, probabilmente è ferma, probabilmente abbiamo bisogno non solo di agire con urgenza, ma abbiamo bisogno anche di andare oltre questa narrativa, trovare dei nuovi modi per incidere, trovare dei nuovi modi per impattare ancora di più, ancora meglio di quanto stiamo facendo. Secolo Nomade, avrete capito, quello che sta dietro questo libro è il tema delle migrazioni. Dice e scrive Gaia Vince che 3,5 miliardi di esseri umani non potranno più abitare vaste aree della Terra per le peggiorate condizioni climatiche. Per ogni grado di aumento della temperatura, 1 miliardo di persone potrà essere sfollato dalle zone in cui abitualmente vive. Questa è la parte negativa del discorso, noi però vogliamo portare delle soluzioni a quelle che bisogna pensare. La parte positiva è questa: Gaia Vince ci dice che saranno proprio le migrazioni a salvarci, perché le migrazioni possono essere una delle chiavi per la sopravvivenza, come lo sono state in passato. Però dovrà cambiare tutto, o perlomeno qualcosa di molto importante. Per chi non l'avesse fatto, fuori ci sono le cuffie per la traduzione simultanea e adesso è venuto il momento di invitare sul palco e lasciare il palco a Gaia Vince. Prego.
Grazie molto. Buongiorno. Scusatemi tantissimo se non parlo italiano. Farò del mio meglio per parlare lentamente e ringrazio fin d'ora l'interprete. Vorrei parlare velocemente di quello che stiamo affrontando. Quindi oggi a Milano c'è una bellissima giornata novembrina, direi piuttosto calda per quest'epoca dell'anno. Ma questa settimana la temperatura media globale dovrebbe essere 1,9 gradi più alta rispetto alla media preindustriale. Stiamo cercando di contenere il riscaldamento al di sotto dei 2 gradi entro la metà del secolo. L'anno scorso la COP parlava di rimanere su un obiettivo di 1,5 gradi, ma quest'anno siamo già oltre la media prevista e questa settimana la temperatura del mondo sembra arrivare molto vicino a quei 2 gradi. Non vi farò vedere tantissimi dati spaventosi, ma comunque abbastanza allarmante l'aumento straordinario di temperature che abbiamo visto quest'anno, e non solo sulla Terra, ma anche negli oceani. È stato un anno abbastanza insolito e questo vuol dire che ci sono stati fenomeni inediti ovunque che hanno riscaldato il clima, e a causa dei gas serra che emettiamo l'atmosfera si sta facendo più pesante. È qualcosa di invisibile ai nostri occhi, non vediamo questo inquinamento, ma è lì e impatta sul modo in cui si muove il calore. Tutto questo calore viene immagazzinato nell'atmosfera ed è energia che provoca questi temporali così forti. L'anno scorso stavo visitando questo paese e l'Emilia-Romagna era completamente sott'acqua. Poche settimane dopo c'erano invece incendi nell'Italia meridionale. Non c'è modo di sfuggire a questi cambiamenti climatici, che non sono solo un problema per il futuro, non sono un problema solo per il sud globale, ma è un problema che c'è già qui, ovunque, sulla Terra. Non c'è un luogo della Terra che non ne risenta. Vediamo i rifugiati del clima, alcuni sono anche cittadini italiani, cittadini britannici da cui vengo io, che sfuggono, devono scappare perché sono stati colpiti da incendi nelle loro vacanze in Grecia, nel Mediterraneo, e con delle barche raggiungono la terraferma. Vi ricorda qualcosa? Vengono accolti dalla popolazione locale perché hanno il passaporto giusto, il passaporto europeo, ma molte persone non sono trattate nello stesso modo quando arrivano in barconi da altre parti del mondo. Quindi è stato un anno straordinario e vorrei parlarvi un po' del niño, il bambino, perché arriva a questa stagione, a dicembre. Non ci siamo ancora, non è ancora Natale, ma stiamo aspettando comunque che arrivi questo bambino. Questi eventi estremi in una misura mai vista nella storia dell'umanità e nel sud globale. Arriverà prima di aprile. L'Australia ha sempre avuto degli incendi in diverse aree. Quest'anno però anche a settembre, che è molto presto per l'Australia, abbiamo visto degli incendi terribili. Quello che io chiamo i 4 cavalieri dell'antropocene sono siccità, incendi, alluvioni, piogge torrenziali. Sono quelle cose che rendono la vita invivibile per molte persone. L'abbiamo visto anche in Germania, ne hanno risentito i campi, i pascoli, e questo mette in difficoltà anche la catena alimentare. Questa invece è una strada vicino a dove vivo io. L'anno scorso gli incendi sono arrivati vicino a Londra, aiutati dalle altissime temperature. Ovunque sulla Terra vediamo che le cose diventano proprio estreme in questo periodo, troppo estreme perché le persone ci possano vivere, e questo scaccia le persone dalla loro terra. Abbiamo visto un'escalation di eventi estremi, eventi che diventano più frequenti e più gravi. Ma per ora quello che abbiamo visto sono stati eventi puntuali, uno in un paese, uno in un altro paese, e stiamo iniziando a vedere che succedono due cose. Innanzitutto ci saranno più eventi in uno stesso paese, in una stessa regione,
Questo vuol dire che le persone che si spostano da un luogo poi si devono spostare ancora dal secondo luogo che avevano raggiunto. Quindi vediamo un effetto molteplice e la gente dovrà spostarsi non solo all'interno del suo paese, cosa che succede di solito agli sfollati climatici, ma inizieranno a dover anche attraversare frontiere o continenti. E c'è un effetto domino. Questo vuol dire che, ad esempio, in Pakistan l'anno scorso abbiamo avuto dei mesi di calore insopportabile e siccità, perché la calda temperatura ha fatto evaporare la maggior parte dell'acqua dal terreno e questo ha reso più debole anche le infrastrutture, le fondamenta di ponti e i palazzi possono crollare più facilmente. Questo porta umidità nell'aria e poi quando succedono le precipitazioni, le piogge non arrivano gradualmente e non vengono assorbite dal terreno, ma diventano eventi estremi che risultano in alluvioni. Si chiamano danni secondari, la perdita di queste infrastrutture. La gente affoga, ovviamente. Anche l'agricoltura ne risente perché è troppa acqua che spazza via le piantagioni e ci vuole molto tempo per ricostruire questi terreni. Ci sono frane, alluvioni, slavine e non ci si riprende tanto velocemente da questi eventi. Queste riparazioni a livello logistico hanno bisogno di essere curate, quindi c'è un effetto domino che va a impattare la resilienza delle persone. Queste sono foto dell'anno scorso di un evento, di eventi incredibili che hanno avuto luogo. Quindi quello che vediamo per la fine del secolo è qualcosa di straordinario. Non siamo più nello scenario che era stato chiamato business as usual, quello dell'8,5. Però quello che stiamo facendo non è abbastanza veloce, è troppo lento per raggiungere questo scenario di emissione RCP 6.0. Non ci stiamo ancora arrivando, non stiamo arrivando al 6.0, che è quello che ci permetterebbe di mantenere il riscaldamento sotto i 2 gradi, ma per fortuna non siamo ancora all'8,5. Che sarebbero veramente un aumento del livello del mare insopportabile. Quindi siamo più o meno a metà strada, fra il 6 e l'8.5. Come potete vedere, c'è una certa incertezza nei modelli. E questo ci fa capire che probabilmente arriveremo a un aumento fra i 3 e i 4 gradi entro la fine del secolo. Questa è comunque una catastrofe. Le grandissime aree del pianeta sarebbero invivibili. Già ce n'è sempre di più. I contadini, gli agricoltori devono lasciare le loro terre perché la temperatura aumenta troppo. Questo vuol dire appunto un aumento del livello del mare. E la cosa più preoccupante, o una delle cose più preoccupanti, è che gli scienziati del clima avevano sottovalutato la sensibilità del clima alle emissioni di anidride carbonica. Vediamo già un impatto più estremo e vediamo degli eventi che non erano stati previsti fino al 2040 e li abbiamo già visti all'inizio degli anni 20 del 2000, quindi è qualcosa di molto allarmante. Sembra che abbiamo passato davvero un punto di svolta. La calotta glaciale si sta sciogliendo molto più velocemente di quanto previsto. E anche la corrente del Golfo sta mostrando dei segnali allarmanti. La deforestazione diventerà anche un grosso problema man mano che avanziamo. Andiamo un po' a vedere un planisfero. Questo è un modello climatico che ho chiesto a degli scienziati climatici del Regno Unito di fare per me, tenendo conto di vari eventi e di quello che potrebbe succedere se arriviamo a un aumento di 4 gradi, cosa che è possibile. Non possiamo vedere che tutto va bene fino ai 2 gradi e poi tutto cambia a 4. Ovviamente le modifiche succedono per fasi, quindi vediamo
Qui l'effetto congiunto di molteplici eventi. Vedete che ci sono delle zone di sempre maggiore invivibilità lungo i tropici che arrivano su fino al Mediterraneo, fino a paesi del Mediterraneo, potrebbero raggiungere anche l'Italia, la Grecia, la Turchia, la Spagna. Abbiamo perso questo tipico clima mediterraneo. Guardate il sud della Spagna, è già un deserto da tempo. E questo arriverà fino agli Stati Uniti, che sono stati colpiti da diversi eventi climatici estremi ultimamente, fino ai Grandi Laghi, ma anche alla Patagonia, in tutto il continente africano, la maggior parte dell'Asia. E queste sono le regioni più popolate del pianeta. Tutta l'Australia ne è colpita. E vorrei parlarvi solo per un momento del calore di per sé. Il calore è già qualcosa che uccide milioni di persone. Abbiamo misurato gli effetti del calore e dell'umidità, che è il più pericoloso perché ci fa sudare per mantenere la temperatura del corpo. Se c'è più umidità nell'aria non possiamo sopravvivere perché non riusciamo a far evaporare la temperatura in modo da rinfrescarci. Di questo risente la nostra capacità di sopravvivere. C'è un limite oltre il quale, se si supera la temperatura del bulbo umido, anche le persone che non sono attive, se non riescono a far evaporare la temperatura, possono morire nel giro di 6 ore. Quindi c'è un limite che è stato messo tra 25 e 28 gradi di temperatura a bulbo umido. Qui abbiamo quindi le aree più colpite. È curioso vedere dove gli impatti sono più gestibili e più adattabili, ed è il nord. Questo sta già succedendo nel mondo naturale, o almeno ha iniziato ad accadere anche nel mondo umano, ed è la migrazione, quindi lo spostamento di animali e persone verso nord. Siamo abituati a vederlo fra i pesci, gli insetti, anche la linea degli alberi sta migrando e succede la stessa cosa alle persone. Le migrazioni sono inevitabili, sono già iniziate e la portata di tutto questo non è inevitabile. Abbiamo diverse scelte possibili, ma dobbiamo accettare che sta già succedendo e non è solo una migrazione di persone, di famiglie, ma anche migrazione di capitali, di investimenti, di capacità, di risorse, di industria, di produzione alimentare. È una migrazione del mondo umano, essenzialmente, che si sposta verso nord. Al momento non stiamo gestendo questa situazione, non ne parliamo neanche, invece dobbiamo pianificarla. Anche noi nel nord avremo una grossa crisi demografica, non nascono abbastanza bambini da sostenere un domani gli anziani e in Italia abbiamo uno dei luoghi a più alto rischio da questo punto di vista. Le nostre economie non possono sopravvivere a tutto questo, non c'è mai stata una situazione in cui il tasso delle nascite è stato cambiato dalle politiche. È solo l'immigrazione che può cambiare questo tasso, questo andamento. Bisogna essere pragmatici su questo. Al momento ci aspettiamo un declino nella popolazione nel prossimo decennio, che sarà più o meno corrispondente a quello che è successo con la peste nel Medioevo. È qualcosa di estremo. Le nostre economie non possono sopravvivere se non pianifichiamo questa cosa. Quindi c'è un'opportunità pazzesca di fare uso delle nuove città che si costruiranno. Devono essere espanse delle nuove città e ci sarà una transizione delle infrastrutture che richiederà investimenti inizialmente, finanziari e anche sociali. Bisogna cambiare la narrativa relativa alle migrazioni, che è qualcosa di essenziale per il successo umano. Possiamo adattarci a queste condizioni estreme? Sì, dobbiamo adattarci ovunque e nessuno lo sta facendo nel modo giusto. Tutti i paesi si devono adattare. Il ricco nord deve aiutare i paesi del sud globale per
prevenire questi spostamenti che potrebbero essere molto drammatici di persone, ma le condizioni stanno diventando così estreme che le persone non potranno adattarsi a vivere lì. Quindi ci saranno almeno 30 milioni di persone che vivono nelle zone costiere che sono molto vulnerabili e la vita qui è in pericolo. Possono adattarsi tutte queste persone? È qui che vivono. 9 milioni di persone vivono in queste baraccopoli fatte di lamiera dove la temperatura è già di 6-10 gradi più alta rispetto al centro della città. Possono adattarsi? No. Mumbai continuerà ad esistere nel 2060, ma sarà una popolazione ricca quella che si potrà adattare portando tutte le cose che sono necessarie. La stessa cosa in Qatar, in Arizona. Le persone che vivranno qui saranno poche, la maggior parte dovranno emigrare. Nel mio libro Il secolo nomade si parla di soluzioni. Non potremo risolvere questi problemi, questa enorme crisi planetaria, se non l'affrontiamo onestamente, guardando le opzioni che abbiamo. Non ci sono compensazioni possibili al momento, dobbiamo parlare di queste possibili soluzioni e capire che cosa vogliamo costruire per arrivare ad avere un futuro migliore. Assolutamente dobbiamo accettare che il mondo sta cambiando. Grazie. Grazie Gaia Vince. Intanto grazie per la bellissima energia che hai portato sul palco, for the wonderful energy you brought to the stage this morning. Davvero l'energia che serve per portare avanti questo cambiamento. Aggiungo alla parola consapevolezza pragmatismo. Bisogna essere pragmatici, avere la coscienza che le cose cambieranno. Gaia l'ha detto molto, molto chiaramente. Il tema dell'adattamento è un tema che percorre tutto il discorso dello sviluppo sostenibile, tutto il discorso legato a come affronteremo questo climate change, e la mappa che ci ha mostrato Gaia non ci dà molte, molte soluzioni. Ha usato il verbo stretch up, si allunga verso di noi, e quindi sarà una migrazione di competenze, capitali, investimenti, non solo di persone. Tutto questo ci servirà per costruire la giornata che andiamo ad iniziare. Se avete voglia di approfondire il pensiero e i temi trattati da Gaia Vince, nel numero speciale dell'economia che trovate sulle vostre sedie qui, e per chi ci segue da casa, domani in edicola gratis con il Corriere. Ringrazio la regia che ha già mostrato l'articolo, l'intervista della nostra Elena Comelli, che ha intervistato appunto Gaia Vince con un affondo in questo caso più legato alla S dell'acronimo ESG.